prima di fare quella della tangente, facciamo la formula di McLaren di questa funzione qui, f di x uguale 1 più x elevato ad alfa. Alfa è un numero reale. Ah, quello che diremo in particolare va bene anche quando alfa è un numero intero. Però se alfa è un numero intero positivo è un polinomio. E alla fine che ci deve venire? La formula del binomio? In questo caso particolare. Se alfa invece è negativo verrà uno sviluppo un po'. Comunque, vale sempre, qualunque sia alfa appartenente a R. Allora, e vedremo che questa ci aiuterà a trovare la formula. Qua avevamo trovato la formula fino al grado 5, ma non avevamo trovato la formula generale. Ci aiuterà a trovare la formula generale di questi due. E in particolare ci ridarà conferma che fino al grado 5 quelle formule sono fatte così. Allora, cominciamo col calcolare le derivate di questa funzione. Queste derivate di questa funzione stavolta sono facili da fare. Perché? La derivata prima è alfa per 1 più x all'alfa meno 1. Ho alfa diverso da 0 per comodità. Se no sarebbe ancora vero, nel senso che è vero che questa è la funzione 1 fratto 1 più x, ma qua c'è la costante 0, quindi la derivata di 1 fa 0. Però per comodità è meglio prendere alfa diverso da 0. E la derivata seconda? Quanto fa? Alfa per alfa meno 1 per 1 più x all'alfa meno 2. E la derivata terza, vabbè, insomma la derivata archesima. Quando fa? Fa alfa per alfa meno 1 per alfa meno h più 1 fra per 1 più x all'alfa meno h. Beh, se alfa è un numero intero e h è più grande di 2, è vero che non è il problema di prima che qua viene 1 meno x elevato a un numero negativo, però è anche vero che qua è uscito 0 e quindi è venuto tutto 0. Quindi se invece alfa non è un numero intero o se è un numero intero negativo, questo non si annulla mai, no? Perché io continuo a scendere, se parto da un numero negativo continuo a scendere, per 0 non ci passo mai. Quindi questa è valutata in x. Quindi la derivata archesima valutata in 0 quanto fa? Fa alfa per alfa meno 1 per alfa meno h più 1, no? Questo, e se lo divido per h fattoriale, lo devo dividere per h fattoriale. Allora, questa quantità si definisce come alfa su alfa, perché se era un numero intero era esattamente il coefficiente binomiale di n termini ad h ad h, se vi ricordate. Più in generale si chiama alfa su h per comodità, perché così si accorcia. Chi è alfa su h? Alfa per alfa meno 1 per alfa meno 2 fino a alfa meno h più 1 fratto h fratto h. A questo punto io posso scrivere direttamente la mia formula di Taylor, cioè f di x uguale la somma del k che va da 0 a n di alfa su k per x alla k più o piccolo di x alla n. Allora, se alfa è un numero intero, chiamiamolo m, beh, qua posso arrivare fino a m, perché alfa su m, diciamo m su m più 1 fa 0, m su m fa 1, appena arriva m su m più 1 viene 0. Quindi
E in quel caso, insomma, se mettete un numero intero, mettete, diciamo, ci mettete qua n e qua ci mettete n, trovate esattamente la formula, e il resto viene 0 perché poi non ci sono altri termini, ma ritrovate esattamente la formula del binomio di Newton, perché, diciamo, supponiamo alfa uguale n, allora f di x, diciamo 1 più x alla n è uguale alla somma. Noi sappiamo che qua, quando sviluppiamo qua, il termine di grado massimo è di grado x alla, è x alla n, quindi somma per k che va da 0 a n alfa su k x alla k, che è proprio il binomio di Newton, perché il binomio di Newton è n su k. Come si faceva il binomio di Newton? N su k, poi un termine lo elevavo alla k e l'altro termine, ma l'altro termine è 1, lo elevavo alla n meno k. Allora 1 alla n meno k non si scrive perché era sempre 1, e torna la formula del binomio di Newton in questo caso particolare. In generale, se alfa è un numero intero negativo oppure non è un numero intero, vale questa formula e il resto c'è sempre, non è mai nulla. Allora, andiamo ad applicare questa cosa alla radice a proviamo ad applicarla a 1 fratto la radice di 1 meno x quadro. Questo lo posso scrivere come 1 meno x quadro alla meno 1 mezzo. Dice, ma questo non è 1 più x alla alfa. Vabbè. Se x tende a 0, ovviamente t tende pure lui a 0. Chiaro? T è uguale a meno x quadro. Ma 1 più t alla meno 1 mezzo è del tipo di prima. Vicino a 0 lo posso sviluppare con la formula di McLaren. Quindi questo quanto fa? È somma per k che va da 0 a n di meno un mezzo k x alla k più o piccolo t alla k, scusate, più o piccolo di t alla n. In realtà, se mi ricordo che t è uguale a meno x quadro, qua viene somma per k che va da 0 fino a n di meno un mezzo k x alla 2k, perché scusate, meno 1 alla k x alla 2k. Per quale motivo? Perché t è uguale a meno x quadro, quindi leva alla k, meno 1 alla k fa meno 1 alla k, x alla x quadro alla k fa x alla 2k, più o piccolo di x non alla 2n ma alla 2n più 1. Vabbè, non segue da questa formula, segue dal fatto che solo il termine successivo in t è di ordine n più 1 e quindi nella x è di ordine 2n più 1. Adesso vogliamo scrivere, quindi questa è la formula generale. Allora vogliamo scrivere i primi termini. Allora, k uguale 0, meno un mezzo su 0, sì, per definizione fa sempre 1. Questo fa 1 perché meno 1 da 0 fa 1, questo fa 1, quindi il primo termine è 1. Banalmente la funzione di 0 fa 1? Sì, te lo do. Fatelo sempre questi controlli perché è facile sbagliare proprio all'inizio. Uno scrive, diciamo, sbaglia a mettere l'indice iniziale, può fare vari tipi di errori. Il termine successivo quant'è? Meno un mezzo 1, allora devo fare meno un mezzo moltiplicato una volta, quindi poi c'è meno 1 alla 1, quindi mi diventa più un mezzo x quadro. Poi il termine successivo quanto fa? Fa x, diciamo k uguale 2, quindi qua viene x alla quarta. Poi questo meno 1 alla 2 non c'è, poi devo fare meno un mezzo per meno 3 mezzi alfa, per alfa meno 1,
meno un mezzo per meno tre mezzi fa più 3 quarti fratto 2 fattoriale, quindi 3 ottavi x alla quarta. Scriviamo ancora un altro. Il termine successivo quanto fa? Farà meno un mezzo per meno 3 mezzi fa più 3 quarti, per meno 5 mezzi fa meno 15 ottavi. Poi c'è un meno qua perché meno 1 alla 3, quindi fa più 15 ottavi. In sostanza i segni vengono sempre positivi. Perché vengono sempre positivi? Perché quando vado a fare meno un mezzo su k, i segni sono alterni. Questi pure sono alterni, quindi i segni sono sempre, il prodotto è sempre lo stesso segno. I primi 2 e 3 sono positivi, allora è sempre positivo. Quindi 15 ottavi fratto 3 fattoriale, quindi 15 fratto 48. Semplifico per 3 e sono 5 sedicesimi. Più a piccolo di x alla 7. Ok? Quindi lo un mezzo per 3 mezzi, tanto il segno non ce lo metto perché avevamo detto che poi alla fine viene positivo. Per 5 mezzi fratto 6. Allora qua semplifico, rimane un 2, 5, 16. Ok. Quindi adesso facendo lo stesso ragionamento di prima, l'arco seno quanto fa? Arco seno, no, non fa pi greco mezzo, arco seno comincia con x. L'arco seno, pezzo per pezzo, le derivate dei termini dell'arco seno devono essere questi pezzi qua. Quindi il primo deve essere x, poi il secondo deve essere meno x cubo, più x cubo sesti, perché la derivata di x cubo sesti fa x quattro mezzi. Poi il terzo deve essere più 3 quarantesimi x alla quinta, perché derivando esce un 5 che si semplifica con 40 e mi rimane 3 ottavi x alla quarta. Il successivo deve essere più 5 7 per 16 facendo 12 x alla 7 più o piccolo di x alla 8. Se voglio fare la formula generale, stavolta la posso fare perché qua mi viene la somma per k che va da 0 a n di meno un mezzo k, poi qua c'ho meno 1 alla k, poi qua c'ho x alla 2k più 1 fratto 2k più 1 più o piccolo x alla 2n più 1, semplicemente perché prendete questo, fate la derivata, scende 2k più 1 che semplifica questo e qua rimane x alla 2k, cioè mi rimane esattamente il termine di prima. Quindi la derivata di quella formula che sta scritta sotto ho questa qua, non ci pensate neanche a mandarla a memoria, non ha senso mandarla a memoria, perché qual è il senso di ricordare questa cosa a memoria? Casomai me la ricavo. Tra l'altro se faccio questo ragionamento, quanto ci è voluto? Non ci è voluto neanche tanto per ricavare. Chiaro? Quindi la cosa importante è che abbiamo verificato che si trova con i primi termini che avevamo calcolato in modo diverso. Quindi adesso se io voglio mi posso calcolare tutti i termini di questa qui, cioè con la, mi servono 15 termini, ne calcolo 15 e ovviamente anche tutti i termini di questa qui. Quindi ho trovato, per quanto riguarda l'arco seno e ovviamente anche l'arco coseno che è pi greco mezzi meno questo, ho trovato la formula generale. Facciamone un altro caso di questa qui. Cominciamo a fare prima la radice di 1 più x. Questa pure è utile. Radice di 1 più x è il caso in cui alfa uguale a un mezzo della formula questa qui. Questa era 1 più x
all'alfa. Quindi quanto viene? Viene somma per k che va da 0 a n di un mezzo stavolta k per x alla k non piccolo di x alla n. Allora scriviamo i primi tre termini, per esempio. Allora, il primo termine quando k va da 0 viene 1 e infatti la funzione di 0 fa 1. Il secondo termine fa un mezzo su 1, cioè un mezzo per x, x mezzo. Il termine successivo fa un mezzo per un mezzo meno 1 che fa meno un mezzo, quindi meno un quarto fratto k fattoriale che fa 2, perché k è uguale a 2, quindi meno un ottavo. Il termine successivo è di ordine 3, quindi superiore a 2. Quindi se adesso voglio fare la radice di 1 più x quadro, quanto mi viene? Viene 1 più x quadro mezzi meno x alla quarta ottavi più o piccolo di x alla quinta, perché il termine successivo è di ordine 6 e quindi di ordine superiore a 5. È chiaro? Non ho rifatto il tutto, ho semplicemente preso x e ci ho messo x quadro. Quando io ho una funzione di cui ho lo sviluppo di McLaren e devo calcolare la stessa funzione nel punto x quadro, siccome quando x tende a 0 x quadro tende anche a 0, basta semplicemente che al posto di x qua dentro ci schiaffo x quadro e ottengo la forma di McLaren della nuova funzione. Ok? Va bene. Volendo, facciamo anche questa qui, facciamo 1 fratto la radice di 1 più x, questo è uguale a 1 più x alla meno un mezzo, quindi stavolta devo fare somma per k che va da 0 a infinito, scusate, a n di meno un mezzo k x alla k più o piccolo di x alla n. Ma se adesso faccio 1 fratto la radice di 1 più x quadro, questo fa somma per k che va da 0 a n di meno un mezzo k x alla 2k più o piccolo di x alla 2n. Quindi rispetto a prima è esattamente la stessa cosa, ma siccome invece di metterci meno x quadro ci ho messo più x quadro, qui ci manca il termine di segno al tempo. Quindi i termini verranno gli stessi, ma con i segni, invece di segno alterno compensava un altro segno alterno, quindi veniva segno costante, quindi verrà 1 meno x quadro mezzi più questo meno questo, eccetera, eccetera. Esattamente la stessa serie, soltanto con i termini di segno alterno, e non è un caso, perché vabbè, adesso lo vedremo perché. Adesso dobbiamo andare avanti, e che ci manca? Ci mancano per esempio, allora, logaritmo di 1 più x, 1 più x alla alfa l'abbiamo visto. Per esempio, 1 più x alla meno 1, basta che ci mettete meno 1 al posto di un mezzo, se prendo 1 fratto 1 più x, metto meno 1 al posto di un mezzo, e se vedete vi vengono esattamente, vabbè, anche quello l'avevamo fatto, e vi vengono esattamente i termini che sono le derivate dei termini logaritmo di 1 più x. Abbiamo fatto quello. Quindi in effetti mi sembra che delle funzioni che abbiamo fatto noi, ci manchino soltanto, ci manca la tangente, e poi a quel punto abbiamo finito le funzioni trigonometriche, la cotangente e l'arco cotangente non la facciamo, non è diciamo anche perché la cotangente non la puoi sviluppare vicino a 0 perché a 0 va infinito, l'arco cotangente non è altro
che pi greco mezzi meno l'arco tangente, quindi è lo stesso discorso di seno, arco seno, arco coseno. Invece faremo le funzioni iperboliche, ma quella diretta l'abbiamo già fatto. Beh, la tangente iperbolica no, abbiamo fatto seno iperbolico, coseno iperbolico, ci manca tangente, tangente iperbolica e le funzioni iperboliche immerse. Chiaro? Quindi ci mancano queste qua. Allora, andiamo. Facciamo prima la tangente. Per la tangente sarà l'unica di cui esiste, ma è complicata, quindi non daremo la formula generale. Se non diamo la formula generale, ci dobbiamo calcolare i primi 2, 3, 4 termini, 3 termini. Tangente è dispari, quindi il primo termine sarà con la x, il secondo con x cubo, il terzo con x alla quinta. E poi ci fermiamo. Come la possiamo calcolare? La possiamo calcolare in due modi, in realtà. La possiamo calcolare in due modi, perché la tangente è sia l'inversa dell'arco tangente, ma è anche... Allora, possiamo calcolare in tre modi. Allora, f di x uguale tangente x. Allora, se vogliamo calcolare fino all'ordine 5, in 0 vale 0, quindi sicuramente la costante fa 0, poi ci dà un termine di ordine 1, poi un termine di ordine 3, poi un termine di ordine 5, la funzione è dispari. Questo è uguale a meno tangente di meno x. Però se voglio calcolarla con le derivate, devo fare le derivate fino alla derivata quindi. Come già fa la derivata prima? Quanto fa? 1 su coseno quadrato di x. Derivata seconda. Quindi coseno x alla meno 2 fa meno 2 coseno x alla meno 3 per la derivata di coseno che fa meno... Quindi, se preferite, fa 2 tangente x fratto coseno quadro x. Derivata terza. La derivata terza, faccio il quadrato del denominatore. Lo devo fare, vabbè, il 2 sta a moltiplicare, lo devo fare una derivata del numeratore per il denominatore della derivata, una derivata del numeratore 1 su coseno quadro per coseno quadro che fa 1, meno, adesso devo fare la derivata di questo, quindi fa 2 coseno di x per la derivata di coseno di x che fa meno seno, quindi fa viene coseno per seno di x per la tangente che era seno su coseno per tangente x, quindi mi viene 2 che moltiplica, qua c'è il coseno alla quarta e mi viene 1 più 2 seno quadro di x. Tangente è seno sul coseno e coseno è semplice. Se ho fatto bene i conti, poi può essere pure che vai. E ci siamo quasi arrivati. Ce ne mancano ancora due. Allora, quindi cominciamo a fare la derivata quarta. Qua abbiamo 2, qua c'è il coseno alla 8, poi devo fare la derivata di questo, ma la derivata di questo fa 4 sen x cosen x per la derivata per il bordo di sotto, non del, quindi per coseno alla quinta di x meno,
adesso la derivata di coseno alla quarta fa 4 coseno al cubo per la derivata di coseno che fa meno seno, quindi fa più 4 cos cubo x sen x per 1 più 2 sen 4 x uguale il 4 e il 4 lo metto in evidenza, quindi fa 8 su coseno alla 8 di x, sopra mi viene qua, posso anche scriverlo, questo lo posso scrivere come 3 meno 2 sen quadro. Allora qua mi viene 3 cos cubo x sen x meno 2 sen quadro, viene meno 2 cosen quadro, scusate, fa meno 2 coseno alla 5 per seno più 1, quindi viene meno coseno alla 5 x sen x uguale. Non è finita, un coseno cubo si può semplificare. Quindi qua mi viene coseno cubo, lo tolgo, qua mi viene coseno quadro, quindi scrivo 3 meno coseno quadro per seno di x, e qua sotto ci devo scrivere coseno alla quinta. E adesso, se voglio la derivata quinta, che è quella che mi serve per fare il termine di grado 5, devo fare un'ulteriore derivata. Vediamo un po'. Allora, beh, a a me interessa soltanto la derivata quinta in 0, quindi cominciamo a ridurre la portata delle nostre richieste. Allora, io qua ho un prodotto, ho questo per questa frazione qua. Quando derivo questo, qualunque cosa venga viene moltiplicata per il seno in 0 fa 0. Quindi a me interessa solo l'altro pezzo, questo non lo devo toccare, devo derivare solo seno, ma la derivata di seno fa coseno. Quindi se io prendo al posto di questo, ci metto coseno e vado in 0, quella è la derivata quindi in 0. Coseno in 0 fa 1, e quindi a moltiplicare non fa niente. Coseno alla quinta in 0 fa 1, 3 meno coseno quadro fa 2, 2 per 8 fa 16. Quindi la derivata quinta in 0 deve fare 16, quindi ci siamo arrivati. Quindi a questo punto la mia tangente quanto farà? Cancello, scrivo qua sotto. La mia tangente, la derivata prima in 0 faceva 1, quindi fa x. La derivata seconda in 0 fa 0. La derivata in terza in 0 fa 2, quindi fa x più 2 sesti, ma 2 sesti fa un terzo, quindi fa x cubo terzi. Poi la derivata quarta in 0 fa 0, e poi la derivata quinta in 0 faceva 16, quindi più 16 fratto 5 fattoriale, 5 fattoriale fa 120, semplificando per 8 viene 2 quindicesimi x alla quinta. E poi sappiamo che il termine successivo è di ordine 7, quindi ci mettiamo un bel o piccolo x. Ok? E questa è una. Poi c'è un modo di fare, di calcolare questa cosa. Un altro modo di calcolare la stessa cosa qual è? Questo è il modo più, diciamo, fate attenzione a questo calcolo, perché un calcolo del genere
capiterà spessissimo. Un calcolo simile, no? Analogo, non lo stesso. Allora, tangente è uguale a seno su coseno. Allora, scriviamo entrambe le formule fino all'ordine. Allora, questa la scrivo fino all'ordine 5. X meno x cubo sesti più x alla 5 su 120 più o piccolo di x alla 5. Quella di sotto la scrivo fino all'ordine 4. Vedremo che è sufficiente. 1 meno x quadro mezzi più x alla quarta 24esimi più o piccolo, a parte che anche questa in realtà è o piccolo x alla quinta perché è termine successivo di grado 7, ma poi vedremo che se anche qua fosse stato piccolo di x, se avessi scritto piccolo di x alla quarta sarebbe venuto sopra lo stesso piccolo di x alla quinta, perché sopra c'è una x in evidenza. Comunque, il problema è che se io voglio sviluppare questa quantità, cioè un numeratore e un denominatore. Allora, il discorso è che io vorrei togliere il denominatore. Allora, tutto questo io lo chiamo t. Allora, se x tende a 0, t è ovvio che tende a 0, perché x quadro tende a 0, x alla quarta tende a 0, o piccolo x alla quinta pure tende a 0, per x che tende a 0. Quindi 1 fratto 1 più t. Allora, lasciate stare il numeratore così come sta. E io mi ricordo lo sviluppo di 1 fratto 1 più t. Quanto fa 1 fratto 1 più t? Fa 1 meno t. Allora, prima cosa, devo prendere questo, lo devo cambiare di segno, quindi più x quadro mezzi meno x alla quarta 24esimi, e qua ci metto più o piccolo di x alla quinta, perché cambiare il segno, abbiamo detto, io piccoli non si fa, cioè non ha senso. Allora, poi ci devo mettere, ci manca ancora un pezzo, 1 fratto 1 più t è uguale a 1 meno t, poi c'è più t quadro e poi ci stanno piccolo di t quadro. Ok? Adesso più t quadro, adesso devo fare il quadrato di questo, ma quando fate il quadrato di questo è ovvio che c'è solo un termine di grado 4, che è il quadrato di questo qua, quindi viene più x alla quarta quarti. Tutti gli altri termini sono di ordine superiore. Poi ho piccolo di t quadro, ma t era x quadro, era questa roba qui, t quadro è di ordine 4, quindi di ordine superiore a t quadro vuol dire di ordine superiore a 4. Quindi se io qua invece di mettere piccolo di x5 mi fermo qua a piccolo di x alla quarta, la cosa è sicuramente vera, senza stare lì a impazzire se poi quelli sono di grado dispari o no, altri termini. Per quale motivo? Perché adesso andiamo a fare il prodotto e andiamo a vedere quali infinitesimi vengono. Di ordine 1 viene solo x, di ordine 3 viene meno x cubo sesti meno un sesto, prodotto di questi due, e poi vengono il prodotto di questi due più un mezzo, e basta, perché appena ne prendo un altro è di grado superiore al 3. Di ordine 5 quanti ne vengono? Viene questo per questo che fa un 120esimo, poi questo per questo che fa meno, scusate, questo per questo che fa meno un dodicesimo, e poi questo per questo che fa meno un 24esimo. Altri non ne vengono. Tutti gli altri sono di ordine superiore a 5, anche quelli qua dentro, perché questi qua dentro è vero che sono di ordine superiore a 4, ma dall'altra parte, minimo inizio con la x, o piccolo di x alla quarta per x fa o piccolo di x alla quinta. Ok? Quindi tutti gli altri termini sono o piccolo di x alla quinta. Adesso devo solo fare la somma. Un mezzo meno un sesto fa un terzo, e ci troviamo. Qua devo fare in 120esimi. Qua, facendola in 120esimi, scusate, qua era... no, scusate, mi sono dimenticato, qua era più
5 ventiquattresimi, devo fare prima la somma di questi due, allora un quarto sono 6 ventiquattresimi, meno un ventiquattresimo sono 5 ventiquattresimi, che poi devo moltiplicare per x e quindi rimaneva qua 5 ventiquattresimi. Adesso devo fare la somma di questi tre numeri in centoventesimi. 5 ventiquattresimi sono 25 centoventesimi, un dodicesimo sono 10 centoventesimi, no, 25 più 1 fa 26, meno 10 fa 16 centoventesimi, quindi alla fine mi viene x più x cubo terzi più 16 centoventesimi, cioè 2 quindicesimi x alla quinta più o piccolo di x alla quinta, che è esattamente, come vedete, la stessa espressione che avevo ottenuto prima. A questo punto, se osservo un'altra volta la funzione dispari, posso scrivere invece di o piccolo di x alla quinta o piccolo di x alla sesta, perché il termine successivo sarà di ordine 7. Quindi questo è il secondo modo per ottenere la stessa formula. Un terzo modo per ottenere la stessa formula è ricordarsi che la tangente e l'arcotangente sono immesse l'una dell'altra, sostituire, cioè scrive tangente di arcotangente di x uguale x, poi sostituire la formula dell'arcotangente di x e usare il fatto che la formula dell'arcotangente sarà, diciamo, y più y cubo terzi più un coefficiente per y alla quinta. Allora, fare come abbiamo fatto per il seno e il cosino. Seno e il cosino. E quindi quello lo fate per esercizio, in quell'altro modo ottenete ancora una volta esattamente la stessa formula. Qui non la do la formula generale perché è complicata. Se la volete vedere, o andate su qualche formulario, o andate su internet e la trovate sicuramente, se qualcuno è curioso di ciò. Però non è particolarmente utile perché, diciamo, non si memorizzerà mai con una certa facilità. Mentre invece, ecco, questo magari non è difficile. Tangente, arcotangente era x minus cubo terzi. Vedete, questa è x più x cubo terzi. Seno era x meno x cubo sesti, arcoseno è x più x cubo sesti. Quindi, come vedete, se il primo termine è uguale, il secondo, passando alla funzione, immensa cambia, per queste funzioni dispari cambia di segno. E vabbè, quindi vabbè, in questi casi cambia di segno, poi bisogna vedere quando in generale cambia di segno, però qui è facile da ricordarsi. Per le funzioni trigonometriche vediamo un po'. Per allora, la funzione, per esempio, arco seno aveva questo comportamento. Se invece andiamo a vedere coseno e arco coseno, non hanno questo comportamento, ovviamente, perché coseno di x è 1 meno quadro mezzi, arco coseno di x è pi greco mezzi meno arco seno, cioè pi greco mezzi meno x. Capito? Là non c'entra niente, perché il problema è che il coseno di 0 fa 1 e coseno di 0 fa pi greco mezzi, chiaro? Quindi non sono collegati 0 e 0, cioè non è che f di 0 fa 0, per le funzioni dispari f di 0 fa 0. Ok, va bene, quindi abbiamo regalato una piccola lista di formule di McLaren. Tutte queste funzioni sono definite intorno dello zero e tutte hanno uno sviluppo che si scrive in modi diversi, eccetera, eccetera.
ci rimangono da fare le funzioni iperboliche, almeno tangenti iperboliche e poi le funzioni iperboliche immerse. Per le funzioni, sia per la tangente iperbolica che per le funzioni iperboliche immerse, ma per la tangente iperbolica è facile, per le funzioni iperboliche immerse dobbiamo applicare la formula della derivazione della funzione immersa, dobbiamo ancora calcolare anche la derivata. Quindi questo lo faremo oggi pomeriggio, faremo per queste funzioni, faremo prima come si immerte, perché bisogna capire se sapete invertire queste funzioni e se sapete l'espressione esplicita di queste funzioni. Secondo, quindi dove si immettono, come si immettono, quando fa l'immersa, e poi a quel punto sarà anche facile calcolare la derivata della funzione immersa, perché se io mi calcolo l'immersa esplicitamente in un altro modo, posso sia fare la derivata con la regola di relazione alla funzione immersa, posso farla pure con l'espressione esplicita della funzione. Chiaro? E vedremo che le cose tornano. Una volta fatto questo, poi possiamo anche sviluppare, fare gli sviluppi di McLaurin pure lì. Però invece di fare questo, visto che non sarà rimasto tanto tempo, infatti abbiamo 8 minuti, invece di fare questo facciamo una primissima applicazione ai limiti. Ho una, ricordatevi sempre, 1 più x all'alfa comincia sempre con 1 più alfa x. Potete vederlo, l'abbiamo fatto. Per esempio, 1 più x alla 1 mezzo è uguale a 1 più x mezzo più piccolo di x. Ci sono molti altri modi di vederlo, per esempio in questo caso particolare, se io faccio il quadrato devo fare 1 più x. Allora qua per fare il quadrato, vedete, 1 più il doppio prodotto fa 1 più x, e poi gli altri termini sono di ordine superiore. Un altro modo di vederlo è 1 più x alla alfa, stava scritto proprio qua, sto cancellando, ma 1 più x alla alfa è uguale all'esponenziale di alfa volte il logaritmo di 1 più x, quindi è uguale all'esponenziale di alfa volte logaritmo di 1 più x, era x meno x quadro mezzi più piccolo di x quadro, per esempio. Allora se io voglio calcolare i termini fino all'ordine 2 di questa roba qui, posso anche fare con l'esponenziale. 1, questo lo chiamo t per x che tende a 0, questo tende a 0, quindi ci devo fare più alfa x meno x quadro mezzi più piccolo di x quadro, e poi ci devo mettere più tutta questa roba qui. Se questo lo chiamo t, l'esponenziale di t è 1 più t quadro mezzi. Ma allora quando vado a fare tutto questo al quadrato diviso 2, l'unico termine di ordine 2 che esce è alfa quadro mezzi per x quadro, e tutti gli altri termini sono di ordine superiore. Quindi mi viene 1 più alfa x più alfa quadro meno 1 mezzi scusate, qua avevo dimenticato di moltiplicare per alfa, quindi qua c'era alfa quadro meno alfa mezzi x quadro più piccolo di x quadro. Se vi ricordate, questo è alfa e questo è alfa per alfa meno 1 mezzi, cioè alfa su 2. Quindi come vedete qua c'era una parentesi, no? Quindi quando vado a moltiplicare anche davanti a x quadro c'era l'alfa, e quindi otteniamo che è esattamente la stessa formula che abbiamo dimostrato prima. Mi detti quel limite? Sta? Allora, se io devo fare questo limite qua, limite per x che tende a 1
Adesso cancelliamo tutti i resti e concentriamoci su questo limite. Questo limite l'abbiamo calcolato prima, fa 3/4, l'abbiamo calcolato durante la pausa, ma vi voglio far vedere almeno tre modi diversi di calcolare questo limite. E far capire la superiorità di quello che stiamo facendo rispetto agli altri due modi. Allora, un modo è razionalizzare. Allora, io cosa faccio? Qua ho x meno 3 più 2 radice x, moltiplico per x meno 3 meno 2 radice x, e quindi anche sopra moltiplico per x più radice di x meno 2 per x meno 3 meno 2 radice di x. Ok. Limite per x che tende a 1, perché ho fatto questo, a più b per a meno b fa a quadro meno b quadro, qui mi viene x meno 3 al quadrato meno 4x. Ok? Oh, attenzione, vabbè, quindi in realtà è ancora 0 questo qua sopra. Sopra invece abbiamo questo qui, però fatemelo sviluppare prima questo, perché dallo sviluppo di questo si capisce sopra cosa serve sviluppare. Allora, il quadrato del primo fa il problema è che qua mi conviene sviluppare questo, mi conviene sviluppare come se fosse x meno 1 al quadrato, x meno 1 meno 2 tutto al quadrato, qua meno 4 x meno 1 meno 4. No, vabbè, facciamo prima, sviluppiamo il numeratore e poi facciamo la sostituzione x quale t, 1 più t, che è più facile, se no ci perdiamo. Allora, qui abbiamo vabbè, lasciamo l'indicatore adesso, x più radice di x meno 2 per x meno 3 meno 2 radice di x uguale limite, facciamo x uguale 1 più t, quindi mi diventa il limite per t che tende a 0. Allora, qui devo fare il quadrato di t meno 2, quindi fa t quadro meno 4t più 4, quindi meno 4 meno 4t, quindi se ci fate caso sotto mi rimane t quadro. Adesso sopra cosa mi viene? Mi viene 1 meno 2 più radice di 1 più t, quindi viene t meno 1 più la radice di x più radice di 1 più t, che moltiplica t meno 2 meno, perché sarebbe 1 meno 3 fa meno 2, t fa t meno 2 radice di x radice di 1 più t. Hey. No, mi chiedevo quel meno 2 che fine ha fatto, poi mi sono reso conto che va col 1. Ok, uguale. E niente, qua adesso dobbiamo fare
i conti, ancora mica abbiamo finito. Non abbiamo finito e quindi intanto qua mi viene divide per t che tende a 0 di sotto ho t quadro, sopravviene t quadro meno t quadro meno 3t più 2, poi c'è meno t meno 2 per questo, meno 2t meno 2 sempre per la stessa cosa, quindi ho radice di 1 più t che moltiplica 3t meno, se ho fatto bene i conti, 2t meno 2 più t meno 2 e 3t meno 4. Ok, adesso il problema è che qui ancora abbiamo una radice e quindi se vogliamo o dobbiamo razionalizzare ancora, vediamo un po', questa quantità stavolta per t che tende a 0 non tende nessuna, vediamo un po', questa tende a 2, questa tende a, sì, potremmo razionalizzare una volta ancora, o se no facciamo prima, ricordate che questo è 1 più t mezzi più piccolo di t. Adesso fate le moltiplicazioni sopra, vedete che avete limite del t che tende a 0, speriamo di aver fatto bene, t quadro, qua c'avevo t quadro meno 3t più 2. Adesso qua mi viene vediamo un po'. Sì, qua mi viene meno no, cioè ho fatto degli errori. Ah sì sì, allora era meno 8t qua. Quindi era meno 8t più t quadro. Ma anche al meno 8t più t quadro, però anche al numeratore ho fatto degli errori. Ho fatto degli errori perché qua la costante se ne andava a forza. Ok? Comunque. Quello che dovevamo, no, molto semplice, perché quello che volevamo dimostrare l'abbiamo dimostrato in realtà. Se io razionalizzo devo fare una serie di conti. È troppo complicato. Non è troppo complicato, se ti metti con pazienza lo fai, però è lungo. Più è lungo è, più possibilità c'è di sbagliare. Oh. Allora invece se io adesso la sostituzione la faccio subito, questo mi diventa il limite per t che tende a 0 di che cosa? Qua ho 1 più t più la radice di 1 più t meno 2, 1, ovviamente per andare di fretta, se io avessi controllato in tutti i passaggi che ne so, il numeratore dava ancora 0, ho fatto la razionalizzazione, quindi questo rendeva più difficili i controlli, ma comunque, adesso facciamo invece la sostituzione e gli sviluppi. Adesso, sopra, cosa mi viene? Limite per t che tende a 0 di qua mi viene 1, vabbè, t meno 1, perché qua c'è un t, poi 1 meno 2 fa meno 1, più la radice di 1 più t fa 1 più t mezzi più o piccolo di t. Questo denominatore non è 1 più t? Primo termine? 1 più t. Adesso qui ho t meno 2 più 2 volte 1 più t mezzi più o piccolo di t, più 1 meno 3 t meno 2. Adesso
questo viene il limite per t che tende a 0 di meno 1 e 1 se ne va, t e t mezzi fa 3 mezzi t più o piccolo di t, sotto abbiamo meno 2 e 2 se ne va, 2 per t mezzi fa t, t più t fa 2t più o piccolo di t, trascurando gli infinitesimi di ordine superiore il limite fa 3 quarti. Qualcuno di voi potrebbe dire la funzione numeratore e denominatore sono infinitesimi nel punto 1. Allora applichiamo quello che ancora non abbiamo dimostrato, ma si chiama teorema dell'Hopital. Limite sempre per x che tende a 1, io devo fare la derivata del numeratore e la derivata del denominatore. Allora il denominatore mi fa 1 più 1 su 2 radice di x, derivata di 2 fa 0, e qua mi viene 1 più 1 su radice di x. Adesso questi non si annullano più, questo fa 1 più mezzo che fa 3 mezzi, questo fa 2 e viene 3 quarti. Al che uno dice, no, ma allora noi abbiamo fatto questo che è meglio di quell'altro, che è meglio dei limiti notevoli, ma poi c'è l'Hopital che è meglio di questo. Siete proprio fuori strada. Siete proprio fuori strada, perché se io qua diciamo, lo vedremo oggi pomeriggio, appena metto un po' di funzione con le sostituzioni e gli sviluppi di Taylor, io posso, avete visto, noi non avevamo problemi a fare la funzione composta perché dovevamo soltanto fare delle potenze, fare dei conti, fare delle somme e prodotti con gli infinitesimi, ok? Non ho grossi problemi a fare questo. Se lo faccio con la teorema dell'Hopital, se in questo caso dovevamo fare una sola derivata perché l'infinitesimo è di ordine 1 sopra e di 1 sotto, in che? In t, cioè in x meno 1. Ma se fosse stato di ordine 2 e ci fossero state funzioni di funzione, allora la prima volta derivi con la regola di derivazione del prodotto, ma già se ci sono dentro le funzioni ci sono rapporti, o comunque la seconda volta escono rapporti e devi derivare un'altra volta, la derivata seconda, se devi applicare, non si mai devi applicare due volte di seguito il teorema dell'Hopital, la derivata seconda ti viene una sfilzatale di termini da scoraggiare chiunque, insomma. È chiaro? Quindi in questo caso particolare usando l'Hopital è la cosa più rapida, però anche facendolo in quest'altro modo non è che veniva tanto lungo e veniva sostanzialmente abbastanza pure facile da calcolare e da controllare.